Un anno era passato da quando ero stato al faro ed avevo vissuto con lo zio Libero la straordinaria avventura della cattura di contrabbandieri. Un anno che era volato via come un lampo. Avevo studiato sodo ed ero stato promosso a pieni voti. Così i miei genitori non avevano potuto negarmi il permesso di andare a passare le vacanze dallo zio Libero. Ora che tornavo al faro con la motobarca dei rifornimenti e Andrea al timone cantava una vecchia canzone marinaresca, mi tornava alla mente il ricordo di quei lunghi giorni trascorsi al faro, a picco sulla roccia flagellata dalle onde. Avrei provato la stessa emozione questa volta. Avrei avvertito lo stesso sottile incanto di quell'occhio magico che frugava nella notte come nelle profondità della coscienza. È lo zio. Sarebbe stato felice di vedermi. Saremmo andati completamente d'accordo. Erano questi gli interrogativi che mulinavano nella mia testa mentre la barca solcava il mare immenso con un dolce dondolio in una vivida lama di luce. E Andrea continuava a cantare la sua vecchia canzone. Forse per effetto di quel canto, o forse per quel forte riverbero che il sole creava sull'acqua, fui preso da una specie di torpore. Fu così che l'isola mi apparve all'improvviso vicina, come emersa dal nulla. La mia isola era lì, a portata di mano. Siamo arrivati. È l'isola, la vedi? Sì, sì. L'ultimo tratto mi sembrò incredibilmente lungo. Avevo la sensazione di non arrivare mai. Finalmente fummo a ridosso dello sperone roccioso sul cui sorgeva il faro. Zio Libero! Zio Libero, sono Giulio! Lo zio apparve sulla scala a chiocciola con l'immancabile pipa in bocca e si fermò. Per un attimo ebbi la sensazione che di nuovo mi fosse ostile e mi sentii gelare. Poi capii che il suo era solo un modo di nascondere la sua emozione. Gli corsi incontro e lo abbracciai senza una parola. Ne, per favore, statemi una mano, che sta roba pesa! Su, su, aiutiamo questo povero vecchio qua. E intanto questo povero vecchio è ancora capace di remare per parecchie ore consecutive, mentre tu qui dentro ti stai rammollendo, caro mio. Guarda, vedi che non pesa niente. Dunque il rammollito non sono io, eh? Vediamo. Ecco qua, qui c'è la pasta, il riso, il formaggio, i fagioli, il tabacco che mi ci è voluto per trovare questa qualità. Ma lo sai che stai diventando difficile? Ecco qua. Qui c'è tutto. No, vabbè, mi fido di te, va. Firmami sta ricevuta, no? Aspetta. Ecco qua. E allora, Giulio, come stai? Come ti sei fatto alto! Sei cresciuto almeno di una spanna.
Scommetto che ti fai già la barba. No. Vieni, io ho qualche cosa per te. Vedrai che ti piacerà. Ehi, tu, Andrea, cosa preferisci, una tazza di caffè o un bicchiere di vino? No, vino. Lo sapevo, non gli ha nessuno. Io bevo solo vino, tutto il resto è veleno. Si sarà cacciata. Ah, forse sarà là. Ma che? Niente. Vuol dire allora che domani ci sarà tempesta. Fa sempre così. Quando sta per scoppiare un temporale, lei lo avverte con un giorno d'anticipo. Chi, zio? Tartaruga. È una tartaruga per me. Beh, sì. È una tartaruga di mare. Me l'ha regalata Giuseppe, un pescatore amico mio. È grande? Abbastanza. È così. Grazie, zio. Ma dove può essere andato? No, è inutile che tu la cerchi, sai. Tanto si farà viva da sola quando la vorrà. Ah, libero. Al comando mi hanno dato questa lettera per te. Guarda che qui è tutto come l'altro anno. Lì c'è il tuo letto, c'è la posa della valigia, no? Sì. E poi mettiti un maglione pesante perché lo sai che qui la sera fa freddo. Va bene. Ma questo vino è più aspro dell'altra volta. Ma insomma, non mi lasciano un momento in pace. È per il secondo fanalista. Ma se io sto bene, sto bene da solo e loro no, signore, me ne devono mandare un altro. Ma perché? Perché devono installare un radiofaro e pensano che ci sia bisogno di un secondo fanalista. Zio, eh? I pappagalli sono di meno. Ah sì, uno è morto. Cos'è? È la radio. Ho istituito un segnale d'allarme che mi avverte ogni volta che mi chiamano. Posso venire con te? Certo. Saranno i pescatori. Ma speriamo, eh. Me ne dai un altro goccio? E posso andare a rispondere io? Sì, va bene, vai pure, che io ti raggiungo. Ma senti, non avevi detto che era un po' aspro? È aspro, ma è buono. Ah, sì, guarda, ti lascio la bottiglia. Non ti ubriacare, però, eh. Qui il faro della guardia in ascolto, passo. Qui è Radio Costa, chi parla? Non sei tu libero? No, sono Giulio, il nipote. Ah, bene, avverti tuo zio che sta per avvicinarsi una tempesta con venti molto forti. Ci sono parecchie barche in mare prive di radio e non faranno tempo a rientrare. Forse tenteranno di mettersi a ridosso dell'isola. Il vento è da sud, state allerta comunque. Potrebbero aver bisogno d'aiuto, hai capito? Passo. Radio Costa, sono io, sono libero. Sì, va bene, ho capito tutto, stai tranquillo. Senti, c'è ancora Andrea al faro. Lo faccio restare qui? No, può partire se vuole. La tempesta sarà da voi solo fra 3 o 4 ore circa. Passo e chiudo. Andrea preferì tornare a terra. Aveva la madre che non stava bene. E così al faro restammo io e lo zio soli. Si fece sera. Lo zio mi mandò a letto, ma io non riuscivo a dormire. Aspettavo che scoppiasse la tempesta. Vidi mio zio uscire dalla stanza. Evidentemente voleva assicurarsi che il faro funzionasse a dovere. Mi alzai e andai alla finestra. Nuvole nere si addensavano minacciose. Poi lo zio rientrò. Mi sembrava preoccupato. Solo più tardi ne capii la ragione. Anche i pappagalli davano segni di irrequietezza.
Il vento era calato di botto. Si era fatto un gran silenzio, come se tutto fosse immobile, in attesa. Solo ogni tanto lampi accecanti illuminavano quasi a giorno la stanza. Ma strano, il tuono non si udiva. Poi all'improvviso... Ti sei spaventato? Quel tuono era fortissimo. Sì, doveva essere molto vicino. Speriamo che i pescatori abbiano fatto tempo a ripararsi a ridosso dell'isola. Speriamo. Eccola, zio! Che cosa? La tartaruga! Te l'avevo detto io. Ha sentito il temporale e si è fatta viva. È grande. Quanti anni avrà? È difficile definire l'età di una tartaruga. Forse 50, forse 100. 100 anni? È vecchia. No, è giovane. La tartaruga è l'animale che vive più a lungo. Per gli antichi era il simbolo dell'eternità. E quanto può vivere? Ma all'inizio dell'Ottocento alcuni marinai di una spedizione oceanica trovarono una tartaruga che l'avevano marcata per riconoscerla addirittura nel 600. Nel 600? Sei sorpreso, è vero? È certo però che è un animale misterioso. Non sa fare del male a nessuno, ma in compenso nessuno può fare del male. Con questa corazza può resistere all'assalto del più feroce pesce cane. È lenta, sì, ma è capace di fare il giro del mondo. L'uomo ha tutto da imparare da una tartaruga. Ma non soffre star così fuori dell'acqua? No, sei tranquillo che quando vorrà andarsene saprà trovare la strada del mare da sola. Io vorrei portarla a casa quando torno. Certo, è tua. Libero! Libero! C'è qualcuno là fuori? Stai, vado io a vedere. Hai visto una cosa simile? Tu ed io, si è scatenato un universo. Oh, ciao Libero. Ci voleva la tempesta per farti tornare al faro, eh? Lascia andare. Tempesta, questa è la fine del mondo. Se lo avessi visto, siamo vivi per miracolo. C'è stata un'ondata grossa come una casa, vero? Una montagna. La barca stava per capovolgersi. Che si voleva ad asciugarli, andiamo. E c'è venuto addosso all'improvviso, un'ira di Dio. Che ondata! Speriamo però che non ci siano altri pescatori in mare. Speriamo. Ma allora io accendo la stufa. Tu le lasci quella roba. Quello è mio nipote Giulio. Ah, salve Giulio. È di te che hanno parlato tanto i giornali l'anno scorso. Sì, è proprio lui. È venuto a passare le vacanze al faro. Finirà che diventi un bravo fanalista. Come tuo zio. I due pescatori amici dello zio gli furono subito molto simpatici. Ma soprattutto Giuseppe, il più anziano. Aveva una gran massa di capelli bianchissimi e un volto scavato con un non so che di indefinibile e ieratico nell'espressione. Lo zio diede loro da bere. Guarda che questa è una bottiglia che mi ero riservato. È magnifico. Però è forte, stai attento. Quello che ci vuole. Salute.
Beh, allora, Giuseppe, come sta tuo figlio? Male, male. Ai. Si è sposato. Oh. E ha figli? Restarono a lungo a parlare accanto alla stufa. Fuori infuriava la tempesta. Io mi ero quasi addormentato, come cullato dalle loro voci e dal vento, quando una frase destò la mia attenzione. Ditemi una cosa. Vi è mai capitato niente di strano nella vostra vita? Cosa vuoi dire? Non so, un fatto misterioso. Ecco, qualcosa a cui non siete mai riusciti a dare una spiegazione logica. I marinai dicono sempre delle cose strane. E tu non ci credi? Vedi, a furia di viaggiare, di vedere paesi, gente nuova, si finisce per credere a delle cose che esistono soltanto nell'immaginazione. A volte non sono fantasie. Tanti anni fa ho conosciuto un tale che aveva un potere misterioso, incredibile. Con un gesto spezzava le trombe marine in due. Così. Egli era fiero di questo suo potere, ma un brutto giorno, accettò del denaro dal proprietario di un yacht, minacciato da una tromba marina. E da quel momento il suo potere svanì. Io non avevo perduto una sola parola del racconto del vecchio pescatore. Ricordo benissimo che pensai, è lui. L'uomo del racconto non può essere che lui. In quell'istante il vecchio si voltò a guardarmi. I nostri sguardi si incontrarono ed io ebbi la netta sensazione che il vecchio mi avesse letto il pensiero. Seguì un lungo silenzio. Fuori infuriava la tempesta. Lo zio Libero e Giuseppe fumavano lentamente la pipa. Poi fu la volta di Giovanni. Io non l'ho mai detto a nessuno prima d'ora. Ma a volte, di notte, mi capita di fare uno strano sogno. O meglio, non so se si tratta di un sogno oppure di qualcosa di realmente accaduto. Comincia sempre allo stesso modo. Sento una campana, una piccola campana che suona ininterrottamente. Din, don, din. Don. Poi qualcuno grida. Io cerco di alzarmi per vedere che cosa succede, ma non posso. E la campana suona sempre più forte. E le grida, sempre più vicine. Allora mi assale una specie di angoscia e sento che sta per accadere qualcosa. Qualcosa di irreparabile. Ma prima che io possa rendermene conto, mi sveglio. Che cosa ne dite? Ma certo che è un brutto sogno. Anch'io quando ho mangiato troppo... No, il cibo non c'entra per niente. No, è capitato troppe volte e sempre allo stesso modo. Storie, sono tutte storie. E tu, Libero? Non hai niente da raccontarci. Su, è tardi. Abbiamo chiacchierato abbastanza. Andiamo a riposare. Ma tu, Giulio, non hai sonno ancora? Zio, veramente non ti è mai capitato qualcosa di strano? Sì, ma non voglio che ridiate alle mie spalle. E perché dovremmo ridere? Io a volte provo
una sensazione indefinibile. Non so. Sento che qualche cosa sta per accadere e puntualmente accade. Parecchi individui sono dotati di questa facoltà. È provato scientificamente. Poco fa, mentre noi parlavamo, io ho provato questa sensazione. Come un brivido che mi percorresse la schiena. Che sarà? Ah, niente. Deve essere il vento. No, no. Sono gli uccelli. Gli uccelli? Sì. Quando vengono sorpresi dalla tempesta in alto mare, vedono la luce del faro e si dirigono verso essa con la forza della disperazione. A volte però volano con una tale velocità che vanno a sbattere nella lanterna e muoiono. Non possiamo fare nulla. Che cosa vuoi fare? Beh, e adesso andiamo a dormire. Su, su. Giuseppe, guarda, questa è la tua branda. E tu, Giovanni, vieni con me. Buonanotte. Buonanotte. Mi fu difficile addormentarmi quella notte. Avevo accumulato troppe emozioni. I racconti dei pescatori mi avevano affascinato. Un giorno volevo essere anch'io un marinaio, come Giuseppe, come tutti gli altri, e girare il mondo, vedere gente e paesi lontani. La tartaruga venne a rintanarsi lentamente sotto il mio letto e chissà perché, al vederla, mi calmai e mi addormentai. Mi svegliò il suono di una campana. Era ancora notte. Lo zio Libero e Giuseppe erano vicino al finestrino e discutevano animatamente. Guarda che è a dritta. No, è dall'altra parte. Senti? Ma saranno riusciti a doppiare il promontorio? Anche io non credo, sarebbero già al sicuro. Il vento viene dal sud. Allora, che si fa? Andiamo di sopra, forse dalla lanterna potremo vedere qualche cosa. No, tu non puoi venire. Vuoi restare qui solo? Sì, io ti prego. Va bene. Che succede? Un guasto all'impianto elettrico. È pericoloso. Pericolosissimo, perché la nave rischia di andare a sbattere sulla scogliera. Se non mettiamo subito in funzione il faro di emergenza. Giuseppe, fammi piacere, vai giù al piano di sotto e sblocca l'allarme. Va bene. Voi due venite con me. Il fulmine deve aver procurato un cortocircuito. E dove vai adesso? Vado fuori per mettere in funzione il faro di emergenza. Ti accompagno.
accendi un po' la lampada qua. Sì. C'è troppo vento, potresti finire in mare. Sì, è per questo mi leggo con la corda. Sentite. È la nave. Proprio come quella notte. Sì, fu in un faro come questo. Allora mio padre faceva il fanalista. Una notte eravamo rimasti soli, io e mio padre. Mia madre era in terraferma dai suoi. Ci fu una tempesta e una nave rischiava di finire sulla scogliera. Si sentiva distintamente la campana di bordo che chiedeva soccorso. Mio padre era ammalato. Cercò di alzarsi, ma non ce la fece. Io volevo fare qualcosa, ma non potevo. Non potevo perché ero molto piccolo. Avrò avuto 4 o 5 anni. Lì, Giovanni, mi dai una mano qua? Tira lì, tira più forte, più forte. Così. Vado io, Libero. No, tocca a me. Ti prego, Libero, lascia che vada io. Se succedesse qualcosa a te. Va bene, ma mi raccomando, stai attento. Va bene. Fate presto, si avvicina. Ci sono anche gli scogli. Ricordati di entrare nel vano sotto il fanalino perché altrimenti non ce la farai. D'accordo. Apri. Ce l'ha fatta! Sì, brava. Sei stato veramente bravo, sai? Veramente bravo. Sentite! Hanno visto il fanale e sono riusciti ad allontanarsi dalla scogliera. Vieni a prendere un po' di roba calda, vai. Qua, devo sciogliere. La notte passò senza altre emozioni ed io potei dormire 3 o 4 ore.
All'alba però accade un fatto nuovo. Giulio, Giulio, svegliati. Che c'è, zio? Vieni a vedere. Non ne ho mai vista una così grande. È una tromba marina. È bellissima. Quanto è alta? Ma forse un migliaio di metri. Ed ha una forza terribile. Distrugge tutto ciò che incontra sul suo passaggio. Tempo fa una tromba marina investì un faro e quasi lo distrusse. C'è pericolo? No, per ora no. Qui ci vorrebbe quel tuo amico. Quello che spezzava le trombe marine così. E non si può far niente. Ma un tempo si sparava contro e si riusciva anche a spezzarlo. Guardate, è diventata più alta. Viene verso di noi, non toccare. Zitto, che puoi spaventare il ragazzo. Io avevo sentito benissimo, ma non ero per nulla spaventato. Ero troppo intento ad osservare, senza darlo a vedere, il vecchio pescatore, che ora mi dava le spalle. A un certo punto si alzò e uscì dalla stanza. Io lo seguii senza farmi notare. Vecchio era nel centro della stanza, immobile, tutto raggomitolato su se stesso. Mi dava la schiena, perciò non potevo vedere bene che cosa stesse facendo. Ad un tratto si scosse, mosse le braccia lentamente e tracciò uno strano segno nell'aria. Quindi si alzò. Forse aveva avvertito la mia presenza. Io mi affrettai a ritornare giù. Beh, come si sta? E la tromba marina? Come, non hai visto niente allora? A un certo punto si è dissolta. Così, come per incanto. Giuseppe, io ti ho chiamato per tanto tempo e tu non hai neanche risposto. Voglio un po' di latte, Giulio? No, zio, grazie. Strana notte questa. È libero. Vedi che il tuo presentimento era giusto. Lo rassicurai con lo sguardo. Non lo avrei tradito mai. Quello che era accaduto lassù qualche istante prima sarebbe rimasto un segreto tra me e lui. Per sempre. Ormai la tempesta era cessata e i pescatori lasciarono il faro per riprendere la pesca. Questi fatti accadevano tanti anni fa
Ed ora non giurerei veramente di ricordare con esattezza quello che vidi quel giorno attraverso il buco della serratura. Forse l'eccitazione di quella sera mi aveva giocato un brutto tiro. Forse era stato tutto un frutto della mia fantasia. Ricordo anche che quella mattina, per la prima volta, uscii dal faro. Non riuscivo a trovare la tartaruga e pensavo che fosse scappata. Stavo guardando in giro quando sulla roccia vidi qualcosa. Incuriosito scesi. Erano uccelli. Tanti uccelli. Morti, poverini. Dovevano aver urtato violentemente contro il faro, come aveva detto lo zio. Il faro doveva essere la loro salvezza. Ed era stata la loro morte. Ma uno di essi era ancora vivo e strideva, si dimenava. Forse avrei potuto salvarlo. Sì, lo avrei curato, lo avrei strappato alla morte. Fu allora che il mio sguardo cadde su qualcosa che biancheggiava giù sulla scogliera. Mi affacciai allo strapiombo